Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 9 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Felici e contenti nella natura. Che bellezza, un'alba della domenica a contemplare il sole che si alza all'orizzonte attorno alle 5:45, sfatando la vostra nomea di dormiglioni. A svegliarvi non è il caffè ma la bellezza della natura, che celebrate con una serie di posture yoga, chiamate appunto saluto al sole. Farà lavorare i vostri muscoli e i vostri chakra, sollevando la vostra anima da eventuali tensioni. Ma se contrariamente a questo idilliaco scenario oggi il lavoro vi tocca davvero lo vivete serenamente, non come una tegola ma come un'opportunità. Attività sportiva o professionale, con Mercurio abbracciato al sole che vi soffia sul collo sarete comunque impegnatissimi, ma stasera liberi tutti e dando credito alla luna acquatica abbracciata a Nettuno, già stretti tra le braccia dell'amato bene, con un dolcissimo lento preludio di una notte incantata. La coppia è stabile, grazie anche al contributo di entrambi i partner in fatto di equilibrio e maturità. Il rapporto di coppia appare giusto ed equilibrato e presto potrebbero maturare i giusti frutti. Matrimonio felice, fidanzamento giusto, emotività, perfezione, appagamento. Incontri con persone socievoli, mature ed equilibrati altrettanto interessati ad avere e mantenere un rapporto vivo e maturo. Socializza. Esci. Colori allegri ti renderanno ancora più affascinante. Sarai particolarmente curioso. Leggi. Potrai imparare cose nuove. Oggi di tutte le vostre personali disfatte fatevene una ragione, piangere sul latte versato è inutile e dannoso. Piuttosto attenti a un'occasione che vi si presenterà in serata. Fatene buon uso. Prospettive interessanti per chi vive un amore fuori della norma o complicato. Meno, molto meno, per chi vive una storia clandestina o extra. Qualcuno sta tentando di screditarvi, non lasciate che il nervosismo vi induca a reazioni inconsulte o sproporzionate. Piuttosto cercate di parlare con persone disposte ad ascoltarvi. Tanta preoccupazione per nulla. Il vostro partner è solo preso dallo stesso e dagli impegni. Non temete, non si è certo stancato di voi. Bene la tarda mattinata, anche se le vostre occupazioni sembreranno stancarvi eccessivamente, oggi, grazie a Marte e Giove, sentirete nuove energie che vi permetteranno di organizzarvi in modo da affrontare con serenità gli impegni poi della serata. Ma chi l'ha detto che non vi pensa? Piuttosto mettetevi in buona vista e cercate di piacergli. Nuovi incontri dell'orizzonte già possibili in giornata, questo giorno, in particolare per i nati di lunedì, potrebbe essere indimenticabile. Non distraetevi alla guida della vostra auto rispondendo a telefono. Oggi alcuni collaboratori o colleghi di lavoro si potranno dimostrare ostili o critici nel migliore dei casi, non abbiate fretta di imporre il vostro punto di vista e prendete tempo in ogni situazione. Uno dei vostri pianeti governatori, Mercurio, si trova in congiunzione in Cancro. Così il quadro odierno si presenta abbastanza positivo e favorito dalla vostra grinta, dalla voglia di inserimento efficace nella realtà, dalla notevole combattività che saprete dimostrare. I problemi magari da affrontare si manifesteranno in campo familiare, per via di Plutone contrario, dove sarà necessario mettere al loro posto i rapporti con i figli. Ma ci riuscirete con la vostra dolcezza. La giornata del mare è la vostra che col segno dei pesci, che oggi ospita la luna e Nettuno, dio degli abissi marini, condividete questa griffe e questo amore. Segno di grandi navigatori il vostro, di pirati, di pescatori, nostalgie del blu profondo e della costa avvistata lontana lontana, mentre la vostra imbarcazione si muove trasportata dall'onda. Di movimento parla anche il vostro inquilino Mercurio, da poco entrato nel segno insieme al Sole. Giornata perfetta dunque per festeggiare il compleanno al mare o al lago, con tutti gli amici impersonati da Urano in sestile e con la vostra dolce metà che, a quanto racconta Plutone all'opposizione, tanto dolce non è ma pazienza. La dolcezza del mondo l'avete già in cuore voi. Amore ed Eros. Scornati e scontenti,
perlomeno avete il vostro quattro zampe che vi ripaga di tutto l'amore che gli regalate. Poi ci sono la natura, le piante e i fiori, tanti buoni motivi per essere felici con o senza la mezza mela che, se è bacata o ancora troppo acerba, è meglio se ne stia per conto proprio. Saturno e Giove, Urano e Nettuno, vi spalleggiano nelle imprese amatorie. Per molti di voi ci potrà però essere la tentazione, fortissima, di dominare il partner con la forza della vostra personalità. Dovrete fare attenzione a non esagerare e a valutare bene, per evitare passi falsi e situazioni che, con la luna Ariete negativa, potrebbero portare a dissapori. Questa ipotesi è più evidente se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 30 di giugno. Lavoro e denaro? Gare, sì, proprio voi pigroni del Cancro oggi vi mettete in pista per competere con gli amici, sport nautici in prima linea, dalla vela al kite surf ma anche il semplice nuoto, con lo stile preferito, vede nei nativi del vostro segno dei buoni estimatori. Sarà così che i nativi della seconda decade festeggiano il compleanno, stasera a bordo della piscina o direttamente in riva al mare, con un gruppo di amici simpatici ma pronti ad andare su di giri dopo un paio di cocktail. L'estro e la vena poetica saranno eccellenti con il duo composto da Nettuno e Saturno che vi guarda benevolo dal segno fantasioso dei pesci. Lo zodiaco promette occasioni di successo per tutti voi che avete un'attività professionale molto creativa o legata a espressioni artistiche. Discreti risultati anche per chi di voi si occupi di attività commerciali. Benessere. Probabilmente non vi sentite a posto con l'immagine ma è solo un'impressione fugace dovuta al vostro vissuto amoroso. In compenso la salute è ottima e con un po' di relax e qualche novità piacevole che dia uno switch alla vostra vita starete ancora meglio. Per lei, lievi complicazioni in amore, ma non si può avere tutto, se vi sentite sole almeno sapete come tamponare gli effetti della malinconia. Mettete il guinzaglio a snopi e fatevi una bella corsa in spiaggia. Funziona anche una birretta. Ma gonfia. Per lui, propaganda, offerte e contributi concreti in difesa del mare e dei suoi abitanti. Troppi incivili offendono il grande fratello blu, gettando in acqua bottiglie e qualsiasi sorta di rifiuto. Vergogna. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 9, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.